Buongiorno, sono qui per raccontarvi il progetto che la classe terzo BCA dell'Istituto ITA Taglio Capitini di Perugia ha creato. È un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Perugia e Union Achievement. Consisteva nel creare un'azienda e questa azienda doveva praticamente creare un prodotto, commercializzarlo e far sì che questo prodotto diventi importante sul mercato. Il prodotto che noi abbiamo scelto è stata la canapa, un prodotto ignifugo, un prodotto che comunque sia ha molte sfaccettature e che può essere impiegato in vari campi. Noi abbiamo deciso di utilizzarlo come oli, essenza di olio naturale per creare dei diffusori per l'ambiente. Abbiamo fatto questo anche per cercare di cambiare l'idea che la gente ha sulla canapa, perché vogliamo valorizzare l'aspetto positivo del prodotto. Infatti noi utilizziamo solamente canapa con THC inferiore allo 0,2%, cioè non ha nessuna parte nociva al suo interno. Questo è un progetto che ci ha spinto molto a lavorare di gruppo e a creare un'azienda efficiente e competitiva sul mercato, che volendo al di fuori della scuola potrebbe benissimo essere un punto di partenza per una nuova impresa. Perché abbiamo utilizzato tutte le nostre conoscenze acquisite in questi anni. Questa esperienza è stata molto coinvolgente perché ci ha fatto lavorare tutti insieme e anche insieme ai nostri prof. Divertente, posso aggiungere, perché abbiamo lavorato insieme, dividendoci, i ruoli. È stata fondamentale la collaborazione, dei ragazzi, ma anche dell'intero consiglio di classe. Scelto la canapa e cosa vi ha ispirato? Allora, abbiamo scelto la canapa perché mai come in quest'epoca c'è bisogno di sensibilizzare i consumatori sull'utilizzo di prodotti biologici anziché inquinanti. Usare un prodotto come il nostro, per quanto possa sembrare semplice, essendo realizzato interamente con prodotti biologici, è un primo passo verso la sensibilizzazione di un mondo più rispettoso verso la natura. Il progetto ha avuto una ricaduta che potrei definire entusiasmante sulla classe, perché tutti i componenti hanno partecipato, direi, con grande entusiasmo, ognuno nel suo ruolo, secondo l'organigramma che ci eravamo dati. Fin dal primo momento è stato portato avanti un processo di pianificazione dell'attività, direi, molto completo dal punto di vista tecnico e gli obiettivi sono stati chiariti in maniera direi scientifica grazie a una opportuna rilevazione dei dati e una buona ricerca di mercato. Quindi da lì in poi, una volta che la fase progettuale ha avuto questa impostazione, andare avanti con il lavoro è stato veramente piuttosto semplice. I risultati sono stati conseguenti all'impegno e alla serietà con cui è stato messo in atto il progetto. Come dicevo prima, dopo una buona attività di progettazione e pianificazione, il resto è andato tutto in discesa e i risultati sono venuti di conseguenza, tra l'altro, molto apprezzabili, sia dal punto di vista economico che sociale, vista la destinazione che abbiamo dato agli utili.
Secondo me l'obiettivo è stato centrato. In effetti poi abbiamo anche concluso molto positivamente con la donazione di tutto l'utile